Questo video di turbamenti e seduzione. Allora, intanto chi volesse entrare nella chat può comunque tranquillamente entrare. E quindi il tema è quello dei turbamenti. Che cos'è un turbamento e come può essere utilizzato? Il turbamento per sedurre e per conquistare. Intanto salutiamo Pia Volpicelli, Flaminia, La Rosa. Allora, un turbamento che cos'è? Un turbamento è un'emozione che è stata compressa. Salutiamo anche Patrizia, Alessio, la dottoressa Gerardina Garofano, Kate, Ryan, eccola qua. Bene, benvenuti a tutti. Allora, un turbamento è un'emozione che è stata compressa e non espressa, alla quale, diciamo, si è tolta la connotazione di dolore fondamentalmente, perché quando noi viviamo ovviamente in fase infantile, talvolta adolescenziale, in fase adolescenziale talvolta è già una prima ripetizione. Infatti c'è stata prima la premiere con Irene, quindi molto bella la premiere con la dottoressa Irene Battaglini, che non so se parteciperà a questa live, comunque molto brava la dottoressa Irene Battaglini, chi non l'avesse vista merita veramente una psicologa, psicoterapeuta, direttrice di una scuola di psicoterapia, psicanalista, insomma, molto molto brava. E salutiamo anche Noemi, Andrea Giovani, Betty Kotich e un po' le altre persone. E andiamo avanti con questo tema. Intanto saluto anche gli amici di Instagram e gli amici di TikTok e vi ricordo che se volete interagire nella chat basta che andiate sul canale YouTube. Felicità Benessere con Massimo Tramasco, entrate e vi abbonate. Un saluto anche a Giorgio Cameli, benvenuto. Ricordo Battito di ciglia, nuovo libro di Giorgio Cameli, scritto anche con me. E poi l'altro libro di Giorgio Cameli, Battito di ciglia, sempre sul tema narcisisti, Battito di ciglia. Allora, quindi, quali sono i turbamenti, diciamo, non so se verrà con noi anche la dottoressa Irene Battaglini, se viene in chat ovviamente sarà ben gradita. Salutiamo Roxy, Rosa e Andrea Giovani. Allora, un turbamento quindi è un'emozione espressa, compressa e non espressa. Questo vuol dire che spesso nella vita infantile, ma soprattutto nella vita adolescenziale, molti di noi abbiamo vissuto delle sofferenze. Queste sofferenze a cosa sono state dovute? Beh, le sofferenze possono manifestarsi per tante motivazioni, sono tanti i motivi che possono generare sofferenza. Ad esempio, un abbandono può generare una forte sofferenza, oppure altre motivazioni, insomma. Siccome noi abbiamo dei meccanismi di difesa, noi, come diceva il nostro Freud, uno dei meccanismi di difesa primari, ciao Wormhole, uno dei meccanismi di difesa primari è quello della rimozione, cioè quando c'è un dolore, diciamo, associato a una persona, a un adulto significativo o comunque a una persona importante per me, quando mi si genera questo dolore e quando il dolore supera un certo valore, un certo livello, la persona tende a entrare in uno stato di sofferenza molto forte. E siccome abbiamo appunto dei meccanismi di difesa, scatta questo meccanismo di difesa, uno dei tanti meccanismi di difesa, poi ci sono anche delle maschere che poi noi possiamo utilizzare, ma uno dei meccanismi primari è proprio quella della rimozione. Il perdono, vedremo, arriveremo al perdono, il perdono è fondamentale, non solo serve, il perdono nelle relazioni con i genitori è direi la clausola fondamentale. Un saluto a Green Apple anche. E quindi una volta che è scattato, diciamo, questo meccanismo della rimozione, cosa succede? Succede che non sentiamo più dolore, non proviamo più dolore. La rimozione è un po' come un anestetico, no? Ma non ti toglie la causa. È un po' come hai mal di denti, abbiamo il nostro Giorgio Cameli che è un dentista, hai l'ascesso, io ho avuto una specie di ascesso, ricordo, qualche tempo fa, ho avuto un ascesso, poi mi hanno dovuto estrarre il dente, però ho avuto un ascesso. Sentivo molto dolore, ho preso gli antibiotici, l'antibiotico ti calma, tra virgolette, il dolore, ma poi di fatto non ti risolve il problema, cioè nel senso che il dolore non lo percepisci più, ma non è che è sparito. Avviene quella che viene chiamata
una dissociazione, no? C'è una dissociazione e poi c'è un secondo meccanismo di difesa che è quello della scissione. La scissione è ancora un ulteriore meccanismo di difesa rispetto alla dissociazione, no? La dissociazione è il primo meccanismo, cioè si dividono i pani e i pesci, quindi noi non sentiamo più dolore perché la parte rimossa, diciamo, se ne va, come diceva Freud, nell'inconscio. E questo che cosa porta? E questo porta, diciamo, ricordo alle persone su TikTok e su Instagram che se vogliono interagire con me è inutile che scrivete lì su TikTok e su Instagram, andate sul canale YouTube, c'è la feed di meno di un caffè al mese, 90 centesimi, e potete ottenere dei risultati. Allora, e quindi che succede? Succede che noi, diciamo, questo dolore lo togliamo, anche per salvaguardare i propri genitori. E spesso poi, come diceva prima Noemi, questo si traduce anche in rabbia, magari latente, verso i genitori che ci hanno generato questa sofferenza. Per cui per andare a scardinare il problema è fondamentale, imparare a, diciamo, a perdonare i genitori. Oh, ma sti qua di TikTok devono essere dementi, eh? Gli ho detto già 50 volte che non leggo le domande, che devono andare sul canale YouTube Massimo Taramasco, e continuano a scrivere su TikTok. Hanno il cervello come delle rane bollite, completamente marcito. E quindi che succede? Succede che in questo caso il meccanismo di dissociazione fa sì che il dolore non si senta più. Restano sempre delle ombre, no? Come diceva Jung, l'ombra rappresenta un po'. Oh, ciao Robertina, Roberta Farina. Esatto, sono bimbi minchia su TikTok, sono bimbi minchia, tutti rincoglioniti. Quindi l'ombra rappresenta Stella Marina, dove sei? Evochiamo Stella Marina. Stella Marina, se ci sei, batti un colpo. Esatto, vogliamo Stella Marina. Allora, esatto Giorgio, conoscere le proprie ombre come proprie parti sconosciute è fondamentale. È fondamentale anche per la nostra autostima. Quindi questo è molto importante per TikTok. Esatto, scriviamo a Xi Jinping lì, come cavolo si chiama. La zona d'ombra è un po' quella zona nascosta, no? Dove ci sono sepolte, tra virgolette, tutte le nostre sofferenze, fondamentalmente. Quindi noi dobbiamo imparare a riconoscere, anche perché nella nostra zona d'ombra ci sono degli zombie. E qua volevo venire proprio al discorso degli zombie. Però c'è un altro fattore, no? Giorgio parlava prima di scissione. La scissione è un meccanismo di difesa ulteriore. Quando la dissociazione non basta, perché talvolta la dissociazione, che è la rimozione, non basta, diciamo, a ottenere dei risultati, c'è un nuovo meccanismo di difesa che si manifesta, che è il meccanismo di difesa della scissione. Cioè la scissione si scinde il pensiero. Nella parte cognitiva, cioè la dissociazione è una suddivisione tra parte logica e parte emotiva, diciamo così. La scissione è una scissione appunto all'interno della parte cognitiva, tra l'io adulto, chiamiamolo così, e l'io genitoriale. L'io genitoriale si scinde dall'io adulto e attraversa, perché l'io genitoriale rappresenta il codice etico genitoriale fondamentalmente. Non rappresenta i genitori di fatto, ma rappresenta tutti gli insegnamenti che i genitori ci hanno dato. E quindi abbiamo quest'ulteriore scissione, no? A questo punto cosa succede? Dentro di noi abbiamo degli zombie. Perché dicevo turbamenti e seduzione? Perché chiunque, analogicamente, cioè attraverso il suo comportamento, dov'è Stella Marina? Tiratemi fuori Stella Marina, che è la carampana doc. Vogliamo Stella Marina. Allora, attraverso questo meccanismo, diciamo, noi abbiamo dentro di noi degli zombie. Quando qualcuno analogicamente
per qualche, o perché ha imparato, e perché va a, diciamo, a utilizzare un comportamento simile a quello del genitore che ci ha generato la dissociazione o la scissione, noi ci innamoriamo. Ma ci innamoriamo perché? Ci innamoriamo perché emerge la possibilità dello zombie di uscire dalla tomba e di rimanifestarsi. Lo zombie sarebbe quell'emozione che abbiamo buttato. Ciao Lara, però devo togliere la moderazione, scusate ragazzi, chi non fosse moderatore, chi è moderatore, dovete dovete abbonarvi al canale. Ad esempio Lara, vedo che non sei moderatrice, ma costa meno di un euro, quindi ricordo anche agli amici di Instagram, di TikTok, che se volete entrare nella chat con 90 centesimi andate sul canale Felicità Benessere con Massimo Tramasco, vi abbonate ed entrate nella chat. Ecco quindi che la bibliografia di riferimento sono io l'ideatore con l'ingegneria della seduzione. Qua ci sono questi qua che hanno la prima elementare presa al CEPU, che fanno domande sulla bibliografia, e poi sono mie invenzioni. Comunque, tornando al discorso precedente, questi zombie che continuano a vagare, diciamo così, nella sfera emozionale, non appena incontrano qualcuno, ecco, potremmo dire quando una persona manifesta un comportamento quindi simile a quello del genitore, dell'adulto significativo, della persona che ha scatenato la rimozione fondamentalmente, o che addirittura ha scatenato la scissione, ecco che lo zombie emerge dalla tomba. No, avete visto il film, avete visto Thriller, no? Thriller di Michael Jackson, quando tutti gli zombie uscivano dalla tomba. Ecco, si scatena questo e lo zombie vuole a tutti i costi vivere, vuole a tutti i costi tornare in vita. E come fa a tornare in vita lo zombie? Semplicemente ci fa innamorare, diciamo così, della persona che ha scatenato tutto questo. È un po' come la lampada di Aladino, no? Nel momento in cui emerge Aladino, Aladino dirà: sono tuo schiavo, perché mi hai tirato fuori da questa lampada dopo tanto tempo. E lo zombie si va a innamorare. Massimo sta parlando della fonte da dove esce l'acqua che poi va... esatto, bravo Giorgio Cameli, top. E quindi questo zombie va a incontrare, diciamo, va a innamorarsi, tra virgolette, della persona che l'ha liberato dalla tomba attraverso il suo comportamento. E quindi qua nasce l'incastro, no? Ora però questo incastro finirebbe anche da solo. Oh, Robertino Pagano, grande Robertino dall'Australia, questo zombie che ci fa innamorare, in realtà se ne tornerebbe poi nella tomba da solo, ma noi entriamo qua a causa spesso della scissione, perché questo è quello che produce la scissione del pensiero. Entriamo, diciamo, in una situazione in cui andiamo ad alimentarci, no? Andiamo ad alimentare questa persona e andiamo a dire il famoso: ma io lo amo. E gli hanno detto: ma non vedi che è uno stronzo, figlio di mignotta, che ti tratta male? Ma io lo amo. Ma non vedi che è un narcisista? E questo pensiero, io lo amo, che è frutto, oppure io lo amerò per sempre, non mi importa che mi tratti male, io lo amerò per sempre, io non posso vivere senza Tizio. Perché questo è il pensiero genitoriale che si è scisso, diciamo così, dal pensiero dell'adulto, che va a buttare, possiamo dire, legna sul fuoco, no? Va a buttare legna sul fuoco e noi a tutti i costi vogliamo quella persona. Questo è, come dire, il bacio della morte della seduzione, è il canto del cigno della seduzione, è il turbamento che prende sopravvento su di noi. Ora, vuol dire che noi andiamo al servizio del turbamento, non il turbamento. Io quello che voglio insegnarvi è utilizzare il turbamento al nostro servizio. È come dire, Dio deve essere al servizio dell'uomo, non l'uomo al servizio di Dio.
Nel momento in cui l'uomo diventa al servizio di Dio, diventiamo schiavi. Invece deve essere Dio che deve essere al servizio dell'uomo, la Chiesa che deve essere al servizio dell'uomo. E quindi il turbamento che deve essere al mio servizio. Cosa vuol dire che il turbamento, l'innamoramento? Quindi quando leggete turbamento, leggete innamoramento. Ricordo alle carampane malgascione di Instagram che se volete interagire dovete andare. Devo bannare qualcuno. Se volete interagire potete entrare sul canale YouTube Felicità e Benessere con Massimo Tramasco, vi abbonate, anche i barboni possono farlo perché l'abbonamento è da meno di un euro e potete entrare nella chat e sarà un piacere avervi in chat. Grazie Roxy. Questo è quello che succede fondamentalmente, no? Noi andiamo ad alimentare fondamentalmente un turbamento, andiamo ad alimentare una situazione che si esaurirebbe da sola. Siamo noi che buttiamo benzina sul fuoco, siamo noi che andiamo costantemente a cercare, diciamo così, di dare vita agli zombie. Ecco, nella seduzione bisogna tirare fuori gli zombie degli altri, brava. Quando vogliamo evitare di essere sedotti dalle persone sbagliate, dobbiamo fottercene degli zombie. Quindi, noi dobbiamo diventare padroni delle nostre emozioni. Questo è un qualcosa di veramente fondamentale. L'innamoramento, di fatto, è quindi un meccanismo. È un meccanismo, quello che chiamiamo innamoramento, è un meccanismo legato a queste dinamiche, no? E l'accanimento e poi continua a svilupparsi, perché ci sono donne soprattutto, ma anche uomini, che dicono no, io voglio lui, ma non vedi che è un disgraziato figlio di mignotta? No, ma io voglio lui a tutti i costi, voglio che mi sposi, voglio fare una vita con lui, non posso stare senza di lui. Questi accanimenti, ogni volta che li avete, significa che siete entrati in una dinamica di questa natura. Le persone stuzzicano per prima emotività, cioè inconsciamente cercano. Cioè, sì, può essere, però talvolta cercano anche le batoste. Ma undicesimo comandamento, fatti gli zombie tuoi, esatto, bravo Giorgio. Ma gli zombie, sono interessanti. Però volevo fare una piccola postilla, non so se c'è questo signore Massimo, puoi parlare sulla situazione di Afghanistan. Allora, brevemente, visto che ho fatto un video, no? Ogni tanto voglio dire semplicemente due parole sull'Afghanistan. Allora, sull'Afghanistan dico questo, visto che qualcuno mi ha fatto la domanda, lo dico in 30 secondi, poi riprendo il discorso, che... se gli afghani avessero ottenuto la loro libertà avrebbero combattuto, visto che era un esercito di 300.000 uomini addestrati dalle forze americane. Quindi se gli afghani volevano la libertà dovevano combattere, invece si sono direttamente arresi ai talebani, sono passati dall'altra parte, quindi significa che la libertà non la vogliono. Perché in Italia quando c'è stata l'invasione nazista, i partigiani sono partiti e sono andati sulle montagne a combattere contro gli invasori. Invece questi hanno ceduto subito. Quindi se gli afghani si trovano i talebani, ben gli sta, devo dire. Mi spiace per le donne che sono lì, ma avevano un esercito e non hanno combattuto. Quindi cazzi vostri, cari afghani. Se volete i talebani, ve li siete cercati e ve li tenete, affari vostri. Allora, quindi, tornando al discorso, perché se uno vuole la libertà, dà anche la vita per la libertà, combatte fin tanto che non ottiene la libertà. O, come diceva il nostro, come si chiama, Che Guevara, o vittoria o muerte, o vittoria o muerte. Invece i talebani, gli afghani, sono dimostrati conigli. Non hanno sparato un colpo contro i talebani, si sono arresi. Quindi no, venite a rompere i coglioni, poveri afghani, sto cazzo, perché se erano poveri combattevano contro i talebani. O vittoria o muerte, arrivavano fino alla fine e si facevano ammazzare anche uno dopo l'altro, ma combattevano fino alla fine. Quindi, detto questo è quello che io penso sull'Afghanistan.
E tornando al discorso precedente, perché avevano i soldati, 300.000 soldati, addestrati, diciamo, da truppe americane, anche da truppe italiane, e questi non hanno sparato un colpo contro i talebani. Si sono arresi, quindi che cavolo vengono a rompere i coglioni i poveri afghani? Poveri afghani, sto cazzo! Allora, povere le donne, purtroppo, che sono trovate in quella situazione lì, non avevano armi, ma c'era un esercito che non ha fatto niente. Quindi, fuori dei coglioni. Allora, quindi, andando avanti con il discorso, no? Tornando al discorso precedente, quindi, se noi vogliamo sedurre, se noi vogliamo conquistare, se noi vogliamo far innamorare le persone, se noi vogliamo far innamorare le persone che ci interessano, dobbiamo capire quali sono gli zombie che li governano, perché dentro ognuno di noi c'è uno zombie. E gli zombie come possono essere? Perché è interessante poi andare a capire la dinamica degli zombie, cioè la dinamica dei turbamenti. Appartengono a due categorie, c'è lo zombie istituzionale e c'è lo zombie trasgressivo, ci sono due zombie dentro di noi che governano, sono i nostri governanti, i nostri padroni interiori. Un saluto anche alla nostra Adriana Paratore, la nostra super DJ, Adriana Paratore, super DJ di Radio NBC, Radio Regione. Però possiamo dire la radio in cui lavoravi prima, Adriana? Possiamo dirlo o non possiamo dirlo? Un saluto a Alessandro Marchiotto. Ciao Alessandro. Possiamo dire in che radio lavoravi prima? Perché magari, oppure non si può dire top e top. sì, certo, questo non è amore. L'amore è un altro film, Leonoresse, però... Visto che tanto le malgascione non si innamorano, entrano in una dinamica, no? Quello che dicevo prima, entrano in una dinamica per cui, nella dinamica in cui entrano, nella dinamica in cui entrano, iniziano a dire io voglio quello. Quando voi vi sentite, quando voi vi sentite messi in una situazione in cui dite io voglio quella persona, ce l'avete già 25 centimetri dietro, come direbbe Giorgio Camilleri. Ecco, l'investigatrice spirituale, ex DJ di Radio Z, è passata adesso a Radio NBC, Radio NBC, sembra una radio americana, invece Radio Regione NBC, prima ex Radio Z, solo musica italiana. A me Radio Z piace, diciamo la verità, perché manda la musica italiana, perché io preferisco i cantautori, musica italiana, però non manda mai De André, non capisco, De André è un poeta e non mandano mai De André, ste carampane. Comunque, come direbbe Giorgio Cameli, ne avreste già 25 centimetri dietro da Rocco Siffredi nel momento in cui voi non siete più, diciamo, in grado di ragionare e dite io voglio quello. Purtroppo ci sono molte persone che hanno entrano dentro questo meccanismo. Salute e benessere Stura Cerum, esatto, sì. Ci sono molte persone che entrano in questo meccanismo. Allora, dicevo, quali sono gli zombie? Ci sono due tipologie di zombie che ci governano. C'è lo zombie istituzionale e lo zombie trasgressivo. Sono due tipologie che ci governano, ci controllano, perché noi abbiamo interagito fondamentalmente con due genitori. Abbiamo interagito con un genitore istituzionale e con uno trasgressivo. E quindi questi antichi totem, diciamo, come diceva Freud, totem e tabù, sono sempre dentro di noi, ci coinvolgono sempre, e quindi a seconda delle esigenze in cui siamo, io ho 35 anni, che 55, 35, carampane di una malgasciona, un canale sulla manipolazione psicologica, ma ci sono già 4 canali, devo fare il quinto canale, canale 5, il prossimo canale è canale 5, ne ho già 4, vabbè dai, vediamo, magari se un giorno mi gira un quinto canale lo faccio, dai. L'amore, esatto, non è manipolazione, quindi un modo per perdonare i genitori, come diceva qualcuno, è lasciare andare le persone
che vi fanno girare i coglioni, lasciare andare le persone che vi fanno girare i coglioni. Se voi avete acquisito la forza di far lasciare andare, di abbandonare le persone che vi fanno girare i coglioni, se avete la forza di... sì, 35 per gamba c'eri tu, cara Adriana Paratore. Questo è veramente l'unico sistema per poter diventare 35 per canale, esatto, sono a 140. Io e Giorgio Cameli siamo nati nella, come dire, nelle guerre puniche, quando c'era ancora la regina Elisabetta, era ancora una bambina. La regina Elisabetta, sappiate che era citata già nella Genesi, nella Bibbia, era Eva, l'Eva mitocondriale era, quindi qui prima di Eva, forse la mitica Lilith, l'Eva mitocondriale pare fosse la regina Elisabetta, non so se c'è ancora Giorgio Cameli. Comunque, comunque, tornando al discorso precedente, ricordo alle carampane, alla malgascione, donne anziane di YouTube, Sara Capo, vai su Insta YouTube, Sara Capo del Cavolo, continua a scrivere fiumi di parole, vai su YouTube, fai l'abbonamento, caccia 90 centesimi, barbona che non sei altro, e scrivi. Oh, un saluto anche a Angelica Tarot, su TikTok, ma andate su YouTube. No, ma comunque adesso vi saluto. Quindi, l'unico modo è lasciare andare. Se voi imparate a lasciare andare, avviene automaticamente il perdono dei genitori. Eravamo in un'attica cartagine, esatto. Questo è... quindi provate a mandare a cagare, lasciare andare nel senso di lasciare, di mandare a cagare, abbreviato la ruota in sumere, esatto. Se mandate a cagare le persone che vi fanno soffrire, automaticamente scatterà il perdono del genitore conflittuale. È un discorso automatico, è un atto veramente magico, no? È l'atto psicomagico, diciamo, alla Jodorowsky, no? Quindi fare qualcosa che veramente non vorresti fare. Lui è la persona che desideri di più, mandala a fanculo. Lui è la persona che ti genera più turbamento, mandala a fanculo. Se riesci a fare questo, riuscirai con un unico vaffanculo a risolvere due problemi. Andrai a rispedire gli zombie, e questa volta definitivamente, nella tomba, e andrai automaticamente a essere predisposto, predisposta al perdono. Al perdono verso lo zombie, che non te ne fregherà più niente, perché nel momento in cui lo mandi a fanculo non te ne frega assolutamente più niente, e entri in una fase di perdono automatico dei genitori, perché il genitore di fatto lo vedrai in una nuova luce, lo vedrai nella luce di colui, come dico io, ma come dice anche Giorgio Cameli, che non ti ha buttato nel cassetto dell'immondizia. Per cui se tu sei qua oggi che scrivi nella chat, oppure come i bimbi minchia su TikTok che scrivono puttanate, o quelli di Instagram, venite sul canale YouTube, è perché i vostri genitori, e forse in qualche caso non hanno fatto neanche tanto bene, perché nei bimbi minchia avrebbero dovuto buttarli nel cassetto dell'immondizia, ma comunque non li hanno buttati nel cassetto dell'immondizia. Iperlogica, perché soffro per un coefficiente iperlogico. Non è detto che soffri. Tu, secondo me, Leonora S, soffri perché non ti procura emozioni, perché tu ti agganceresti comunque a un uomo un po' penalizzante, no? Di fatto, avendo vissuto, per così dire, un tradimento da parte della madre, e avendo però avuto un padre penalizzante, di solito tendi a innamorarti di un uomo un po' penalizzante, non nel senso di, diciamo, però un uomo che in qualche modo ti fa vivere fortemente il desiderio, ti comprime fortemente le emozioni. E quindi l'unico modo per uscire fuori è quello di goderti le emozioni e non restare... e non restare, diciamo... agganciata a certe situazioni. Però, visto che i genitori non ti hanno buttato nel cassetto dell'immondizia, tutti noi, quelli che siamo qua, ci siamo
perché i genitori non ci hanno buttato nel casetto dell'immondizia. E quindi dobbiamo arrivare al perdono. Nel momento in cui perdoniamo comunque i genitori, riusciamo a fare un salto quantico, ma possiamo perdonare i genitori se ci liberiamo finalmente degli zombie, perché gli zombie rappresentano il totem, l'incarnazione della parte cattiva del genitore, se vogliamo. E quindi, fin tanto che non ci liberiamo dello zombie, continueremo ad innamorarci sempre delle persone sbagliate. E io credo molto nell'atto psicomagico, l'atto in cui ci consente di liberarci fondamentalmente degli zombie. Il passato non esiste, esatto, esiste nella nostra memoria, esiste un'interpretazione della realtà, come dice giustamente Giorgio Cameli, il passato sta nella nostra testa e quindi possiamo ristrutturarlo. Chi ha fatto Inetta della Chiesa? Non so cosa ha fatto. Cosa hai fatto Inetta della Chiesa? Domanda, perché allora mi sento in colpa nonostante non i genitori? Beh, stai meglio perché hai messo in atto un meccanismo di difesa dal senso di colpa. Beh, perché hai messo in atto un meccanismo di difesa, ma questo non vuol dire che tu debba scappare per sempre. I demoni vanno affrontati. L'importante poi anche, il che non significa che devi vivere con i genitori, però devi perdonarli. Guarda le foto dei tuoi genitori, prendi le foto di tua madre e di tuo padre, mettili davanti, prima urlagli tutto quello che non gli hai mai detto, mandagli a cagare, mandagli a fanculo, urlagli tutto quello che vuoi, ma poi alla fine, quando hai scatenato tutta la rabbia, arriva il perdono. Io credo molto nel simbolismo, no? Quindi utilizzare come simbolo una foto dei genitori è fondamentale. Quando tu riesci a fare quello, hai scaricato la rabbia, non resterà più che l'amore o che il perdono. Se guardate La Guerra dei Rose, il film La Guerra dei Rose, che succede? All'ultimo, quel film è interessante, quando cadono dal lampadario, che muoiono, no? Vi ricordate? All'ultimo che cadono dal lampadario e muoiono, si prendono la mano. Cioè, alla fine del film, della Guerra dei Rose, loro cadono dal lampadario, muoiono e si prendono la mano. Perché con quest'atto simbolico, diciamo, che li porta alla morte, ovviamente, perché cadono dal lampadario, arrivano all'amore. Quindi senza buttarsi giù dal lampadario, noi possiamo, diciamo, utilizzare una fotografia, un qualcosa. Esatto, è il presente che crea il passato, brava. Il presente crea sia il passato che il futuro, brava, perché noi agendo nel presente possiamo trasformare il nostro passato. Ma questa l'hai copiata da me, Patrizia Gabbiati, lo dico sempre, non so se l'hai sentita da me o l'hai sentita da qualcun altro, perché io dico sempre questo, brava Patrizia Gabbiati, mi hai tolto le parole di bocca. Il presente crea il passato e crea il futuro, cioè come noi agiamo nel presente andiamo a trasformare automaticamente il nostro passato e andiamo a trasformare automaticamente il nostro futuro. Questo è un concetto veramente, veramente importante da tenere presente. E per perdonare bisogna prima scaricare quello che è necessario. Quindi prendete una foto e scaricate, e scaricate. Lei spinge via la mano di lui? Vabbè, però lui l'avvicina. Può essere, può essere. Alla fine lei non ha ancora scaricato. Lui però le avvicina la mano, è vero Green Apple, lui avvicina la mano e lei gliela spinge via, esatto, esatto, perché lei, oh Angelica Tarot, ciao, lei non ha scaricato completamente la rabbia, lui l'ha scaricata e quindi si avvicina. Oh Dana Gat, ciao, bene, un po' di notturni, sì, però adesso sta finendo questa live, tu arrivi alla chiusura, abbiamo già fatto una live abbastanza lunga. Però è vero, brava Green Apple, il finale è giusto quello che dice Green Apple, lui avvicina la mano e lei gliela allontana, perché lui ha scaricato, è riuscito a perdonare, diciamo, lei invece no, probabilmente. Quindi il perdono, diciamo, è quello che bisogna imparare a fare, è quello che bisogna veramente imparare a fare, se vogliamo ottenere dei risultati. Dipende per molti benestanti, ma non c'entra, non è una questione di essere benestanti, sai Robertino,
Puoi perdonare chiunque, anche un genitore che non è benestante. Il perdono dei genitori è fondamentale, perché ti liberi veramente di un fardello e vai a trasformare la tua vita, potrai vivere un futuro migliore, di sicuro. Che ancora quest'ora? Sì, ma adesso finisco, ancora entusiasmo, perché mi ha caricato la premiere con Irene, la dottoressa Irene Battaglini. Bene, bene, dai, comunque dai, un saluto a tutti. Davide Cariglia, una proposta di business, non me ne frega un cazzo delle proposte di business, scusatemi il francesismo. Bene, quindi comunque un saluto a tutti. Esatto, perdono e compassione. La compassione è la voglia di alleviare la sofferenza di un'altra persona. Esatto, empatia emotiva e non logica, cioè copiata. Esatto. Beh, dalla rabbia, la rabbia è un veleno mentale, nasce intossicazione, dalla rabbia nasce intossicazione. La rabbia è un veleno mentale che ti distrugge fondamentalmente. Allora, salutiamo Dana, Eleonora, Alessandro, Roxy Rosa, Wormall, Noemi, Beatrice, abbiamo Giulia, benvenuta, diamo benvenuto a Giulia Sambain. Poi la Tarot, domani sera ci sarà Angelica Tarot nella premiere, domani sera ore 21, non perdetevi i tarocchi di Angelica Tarot. Ninetta Dalla Chiesa, Patrizia Gabbiati, la dottoressa Gerardina Garofano, Jacqueline, naturalmente il grande Giorgio Cameli, Battito di Ciglia, non perdetevelo, e anche il libro Il Sentiero della Felicità. Poi abbiamo Roxy, Ninetta, non sappiamo che fine ha fatto Stella Marina, Andrea Giovani, Patrizia Gabbiati, Robertino Pagano, Green Apple, Noemi, Dana, Ninetta, poi chi abbiamo? Liana, investigatrice spirituale, no? Che è la nostra Adriana DJ, poi vediamo un po' Alessandro Marchiotto, spero di avermi riconosciuto, Beatrice Bonacina, Noemi, bla bla bla, Patrizia, vediamo un po', Roxy Rosa, Betty Kotic, Wormall, Green Apple, Betty Kotic, Eleonora S. Bene, spero di non aver dimenticato nessuno, adesso ho dimenticato qualcuno, mi scuso. E Andrea Giovani, Simona Brun, dimenticavo la nostra Roberta Farina, la nostra Roberta Farina, che tra l'altro conosco personalmente, Roberta Farina, la conosco personalmente a Torino, grande Roberta Farina, speriamo di rivederci. Tra l'altro Roberta Farina, una ex savonese, no? Ex savonese, però non più, adesso torinese. Grande Roberta Farina. Quindi, se volete, entrate nella chat. Ok, buonanotte a tutti, ragazzi, buonanotte a tutti. Ciao a tutti, buonanotte. Bene, un saluto anche agli amici di TikTok, se volete delle risposte entrate sul canale YouTube Felicità Benessere, Crescita Personale, vi abbonate e alla prossima, ciao a tutti!